Che fa la prima comunione, qualcosa di appariscente che non costi molto. Capisco, credo proprio di avere quello che fa per lei. Questi modelli, per esempio, sono giapponesi e hanno una meccanica perfetta. Questo quanto costa? 120.000 lire. Con un bel astuccio farà un figurone. Sì, lo prendo. Allora se mi fa un pacchetto regalo. Quanto costa quello? Se ricordo bene, sui 3,5 milioni. Ma credo di poter arrivare a 3 milioni, se rinuncia alla fattura, ben inteso. Della fattura posso anche fare a meno. Devo fare un regalo importante a un assessore. Allora è senz'altro l'oggetto giusto. Gradisce una confezione regalo? Sì, sia gentile, bravo, un bel pacchettino. Non poteva fare una scelta migliore. Farà una splendida figura. Sa un po' di pubblicità. Sicuro. Ah, e la garanzia? Naturalmente, provvedo subito. Questa va riempita col nome e l'indirizzo della persona a cui fa il regalo e poi va spedita alla fabbrica. Ringrazio. A chi l'intesto l'assegno? Mi dispiace, signore. Sono desolato, ma non possiamo accettare assegni. Sono il barone De Magistris. Non ho abbastanza contanti con me. Vorrà dire che rimanderò l'acquisto. Mi dispiace, signor barone. Anche a me.
Al ladro! Polizia! Al ladro! Calma, calma, ecco il suo orologio. Da questo momento lei ne è custode giudiziario. Mille grazie, signore. La ringrazio veramente. Più che altro non deve ringraziare me, ma San Pasquale, il protettore della speciale. Arrivederci. Arrivederci. È tutto ok? Anche questo è fatto. Andiamo. Avete vino bianco secco, avvocato frizzantino? Io consiglierei il bianco secco. Allora vorrei vino rosso, rosé spumante e... Dica, tutti i signori, lei mi sembra ebria. Oggi è venerdì, avete qualche buon piatto di pesce? Certo. Che cosa mi consigliate? Vorrei merluzzo, orata, spigola, soriola, driglia e baccalà. Ah, ha detto tutti, mancano i lattarini, mancano. Avete ma tutto qualche... sto pesce se mangia lei, guardi che esce che squame dopo. Se... Avete qualche specialità locale? Sono tutte specialità. Fatemi vedere con quale ingredienti è fatta, non è indigesta? Allora vorrei assaggiarla, me ne porti una porzione, due porzioni, tre porzioni. Basta, qua, sì, ha detto tutte. Tutto bene, mo vedo un po' che posso ne faccio. Ciao, mamma, meno male, te manna al cielo, che fa? C'è sta sto paesano tuo, se sì. Fai fagli mangiare tutto quello che vorrebbe, ci vorrebbe un camion. Guarda un po' dove andare. Ciao, me. Qui. Ciao, ciao. Ciao Ottavia. Sì, ciao Gianni. Senti, la prossima volta che vedi Pasqualone, gli dici che abbiamo pizzicato il tarone, che fa anche rima. Ah, bravo, mi fa proprio piacere, sono contenta, così si impara a fare sgarri a mio marito. Avete vino bianco, oggi è venerdì, avete qualche specialità. Vedi, tutto quello che ha detto lui, il signore, sta sul manuale. È tutto scritto qua, certo, proprio le domande prefabbricate. Sì. Mi porti un pochino di crema, la torta al cioccolato, ci arriva lì. Apposta il turista se la metta che spende troppo, con tutto quello che gli vanno a mangiare. Ma insomma, te l'ha detto che vuole? Sì, you want the macaroni, sir? Yes, yes, macaroni, yes. Macaroni, vuole. Macaroni. Macaroni. Ok. Andiamo. Macaroni? Questo? Macaroni. You buttare in the mones. Ok, all right? Ok. Oh, no, good. Very fine. Okay. Fine. Good, thank you. Bye-bye, sir. Ota, prepara un rigatone a frezzinatra. E due bucatini per noi, Ottavia. Puoi primero andare, per favore, al dente con molto pecorino, grazie. Cosa hai detto, scusa? Al dente con molto pecorino. Pecorino? Sì. Venga. Si accomodi, si acchitti. Oh, vai, vai. Sono 20 anni che stai in Italia, ma poi non impari a parlare. Si dice pecorino, ignorante, vai a scuola, impara la drammatica. E voi due soli? Sì, perché il resto sta a letto con la cinese. Ha preso influenza? No, la cinese influenza, la cinese è una vera donna cinese, diciamo. Meglio dire a questo punto. Ha rimorchiato questa cinese alla stazione, no? Poi ho dato le chiavi della casa mia e stanno là insieme. Ma è carino. Davanti alla mia ragazza parli così, scusa. E gli altri dove stanno? Hanno il turno di notte. Dunque, 4449 fa 25. Ti ho battuto, Gigi. Bravo, fatto 8, io so che ce l'ho fatta. Ragazzi, finché non gioco io non ha vinto nessuno. Mm. Arcangelo, legge la prossima targa senza parare. 9-6, 9-6-5 fa 35. Vinto. 35 fa, sai. Se avessimo giocato a poker avrei vinto io. Oh, e invece poker lo facciamo noi. Guarda un po', tana per lo moragno. Fermo, polizia! Forza, sbrigati! Dai, dai, scendi! Qui. Ma fioi, che avete fatto un granchio! Ma che granchio? Un bel topo d'appartamento abbiamo preso! Ma mio, so un altro, l'ho dimenticato le chiavi, stavo cercando di entrare dalla finestra. Magari in casa non c'è nessuno, eh? Esatto, mi vivo da solo, i miei sta a Trieste. Senta, favorisca i documenti per cortesia. Ma che documenti? Sono fuori a comprare le sigarette. E naturalmente i documenti li ha lasciati a casa, no? Appunto. E certo. Mi sono un deputato, anzi se per cortesia mi accompagna alla camera. Sì, in camera di sicurezza l'accompagniamo, venga io con noi. Sono... Mi sono l'onorevole Giuseppe Verdi. E mi sono Giacomo Puccini, sentirai che sinfonie. Non si preoccupi, eccellenza. L'equivoco è stato chiarito e l'onorevole Verdi è stato subito rilasciato. Senz'altro, sì, sarà la prima cosa che farò domani mattina. Buonanotte, eccellenza. Buonanotte.
Sono due ore che parlo al telefono con le più alte cariche dello Stato. Manca solo che mi telefoni il Papa e poi siamo a posto. Ma dico, chi sarà mai poi questo Giuseppe Verdi? Un musicista l'ha scritta troviata. Sì, pronto? Sì, so tutto. Mi scuso, ha ragione, è stato un gravissimo errore, sono... No, questo è per te. È per te, Adrienne. Hello. Yes? Yes, I am Adrienne Bouvier. Who's speaking? No, that was my husband. No, I don't have any engagement now. I was offered a theater, but I do prefer cinema, I have to say. Yes. Oh, that's very nice of you to think of me for the role. Mm-hmm. All right, then. I'll wait for your call day after tomorrow. Good night. Or should I say good morning? Okay. Ma si può sapere chi ti telefona a quest'ora? Ero un produttore da Hollywood, lì è Giorno Sykes. Deve essere italiano, si chiama Joe Cassetti. E mi ha offerto un ruolo nel suo film a Lussemburgo. Verrà dopodomani a Roma e ci vediamo al Hilton. Buon nuit, mon amour. Billy, me la presti la casa questa sera, sì o no? No, sì, no. Ah, non fare lo stronzo. Te la presto. Oh, il conquistatore. Dai, raccontaci dell'impero dei sensi. Oh, voglio citto che si sente qualcuno. No, so, puoi raccontare particolari, dai. Gianni, mi devi credere, l'esperienza entusiasmante. Sono invidioso. Perché le donne orientali non sono come le nostre. Certo, è un'altra cultura. No, sono completamente proprio un altro mondo. Perché lei come siamo arrivati in casa? Sì, racconta. Mi ha fatto sdraiare su questo letto. Io nudo, naturalmente. Certo. È cominciato a spalmarmi con tutto. Senti una cosa, ma com'era vestita lei? C'aveva GPR, calze a rete? No, un kimono. Che colore? Bianco, con altre scene. Allora ha cominciato a spalmarmi col toglio e ha cominciato a farmi sti massaggi. Sì, cazzo. No, avevo solo il kimono. Ah, vabbè. Ha cominciato a farmi sti massaggi e per tutta la stanza si è sparso tutto questo profumo, sta essenza. Sì, perché acceso come dei bracerie. Ma le tette, voglio sapere le tette. 5 o 6, Gianni. E vabbè, Oretti, voglio sapere come aveva le tette, importante. Ma non puoi pensarle. Due mele. Gianni, mi devi credere, due mele. Una e due, sode. Ma tu? Ma che dico sode? Proprio toste, toste. E sopra le due mele? Sì. Due fragoline, Gianni. E com'erano queste fragoline di bosco? Ieri sera eri stanco, no? Volevi andare a letto. Non possiamo andare al cinema, voglio andare a letto. E con chi? Con la fruttivendola, ah? Scostumato. Grazie a tutte e tre. Soprattutto a te. Tu mi hai prestato pure la chiave. E dai, non te la prendere, no? Insomma, me le dai le chiavi o no? Oh, ecco i giustizieri della notte che vanno in giro a arrestare gli onorevoli. Dai, Gianni, non scherzare, su, siamo nella merda. D'accordo. E senza salvagente. Ma vabbè, ragazzi, ma che c'avete stamattina tutti quanti? Biella, Foggia e Lorenzi. Vuole subito il dottor Lattanzi. Prendete che adesso vi fa il cacciatone. Insomma, me la presti casa, sì o no? Oh. Bene, avete fatto bene. Se un individuo in evidente flagranza di reato non può né qualificarsi né provare la propria innocenza in modo più che tangibile, è giusto procedere al fermo. Si trattasse anche del Presidente della Repubblica. In un certo senso, come prevede l'articolo 37 del regolamento. Bravo muscolo, sempre preciso. Ed è per questo che io vi dico ancora bravi. Grazie. Oh, voi due potete andare. Biella, tu resta qui. Muscolo, fammi entrare lo bianco, per favore. Subito. Centrale, sono Lattanzi. Per favore, l'ispettore Bergondi. Nello schedario dei pregiudicati esiste un solo Casetti, ma si chiama Adriano e al momento è ospite del penitenziario dell'Asinara dove sconta 3 ergastoli.
non credo sia la persona che le interessa. Comunque, per quanto riguarda il Casetti, stiamo facendo una ricerca anagrafica. Va bene, bravi, continuate così. Fatemi sapere qualcosa al più presto, eh? Oh, lo bianco. Allora, nei tuoi trascorsi cinematografici, hai mai conosciuto un produttore di nome Gio Casetti? Gio Casetti no, sinceramente, mai conosciuto. Comunque, cioè, non è che ho fatto molto cinema nella mia vita e non conosco tutti i produttori che esistono nel mondo. Però mi posso sempre informare, no? Gio Casetti, eh? Però, mi raccomando, con molta discrezione, eh? Produttore cinematografico. Se vuole qualche informazione bancaria, posso chiamare il Papi, a sto Casetti qui gli facciamo la radiografia economica fiscale che praticamente neanche il Ministero delle Finanze gliela fa. Dai, Biela, non esageriamo, eh? Piuttosto, tu abiti sempre all'Hilton? Sempre l'Hilton, suite che paga il pacto. Allora, tu non ti devi muovere dall'albergo e cerca di seguire tutte le mosse di questo Gio Casetti che dovrebbe arrivare domani. Ok, ok. Allora, potete andare, sì. Pronto? Ciao, amore. Ah, sei tu, cara, dimmi. Ti hanno portato la sceneggiatura appena che sei uscito tu. La storia si intitola Sotto la maschera. È un film di spionaggio. Il mio ruolo è stupendo. Aspetta. Sai che Cassetti, insieme alla sceneggiatura, mi ha mandato anche un gran bel mazzo di rose. Rose rosse, immagino, eh? Sì. Ti dispiace? No, no, non mi dispiace affatto. Anzi, mi fa molto piacere. Qualche domanda per favore? Signor Casetti, sappiamo che deve girare un altro film. Sono appena arrivato da Los Angeles, se tempo di farmi una doccia sono a vostra completa disposizione. All right. Aspettatemi al bar, ecco. È consumato quello che volete, naturalmente lo offro io. Thank you very much. Signor Casetti, ho vissuto molto a Los Angeles, prima tentando di affermarmi come attore, ma senza successo. E poi come molti, ho dovuto fare il cameriere per sopravvivere. E beh, ma devo dire che nel ramo un ristoro è andata benissimo. Tanto che oggi io sono il maggiore azionista di una intera catena di ristoranti. E cosa l'ha spinto a ritornare al cinema? Il cinema è stato ed è la mia vera e unica passione. Per cui ho venduto le mie quote della Italia Food Corporation e ho costituito una società di produzione. E perché ha scelto Lussemburgo per girare il suo primo film come regista e interprete principale? Perché nel Granducato ci sono delle provvidenze finanziarie per chi vi realizza un film. Adrienne Dovré sarà la protagonista del suo Sotto la maschera? Beh, intanto perché è lussemburghese. E poi sarebbe la realizzazione di un sogno che inseguo da tempo. La Dovré ha letto il copione e le è piaciuto moltissimo. Ora si tratta di decidere il contratto. Ma posso aggiungere che più tardi io pranzerò con lei e il suo avvocato. Ok? Ci sono altre domande? Ah, questo non ci voleva proprio. Oggi con sto tempaccio c'ho l'ossa che non me la sento più. Vabbè che ce ne sono rimaste poche, sane. Con più di 1000 cadute che ho fatto in 30 anni di cinema. Posso chiedere una cosa? In tutti questi 30 anni di cinema, ha mai conosciuto uno che si chiama Gio Casetti? Non me lo ricordo. Magari fammi portare un altro grappino. Può darsi che me li ammette. Vuoi un altro grappino? Grazie. Ok, cameriere, scusi. Un altro grappino, per favore. Uno, grazie. Ma perché ti interessa tanto sto Casetti? Perché questo mi ha fatto contratto per 2 anni. Per 2 anni per fare uno stuntman, capisci? E che? Vuoi lasciare la polizia? Ma mica se l'hai mazza. Dopo 2 anni a far caduta te ritrovi come me, che non me vanno più manco al CTO, perché non sanno più che mettasse per riattaccarmi l'ossa. Poi sono cavoli tua. Ma che mi ci fai pensare? Me lo ricordo, sì. Gio Casetti. Sì, faceva qualche particina come attore. Si chiamava Gioacchino Cassiretti. Ma se cambiò il nome? Per via copiavano tutti per culo con Cassiretti, Cassimosci. Serve uno stuntman per buttarsi sotto il treno. Che sto io, Mariano Starotte, sto al meglio.
visto almeno due volte tutti i suoi film, ma ce n'è uno che amo in modo particolare. Quale? Il fuoco della passione, dove ci sono dei momenti di un erotismo sublime. Non mi faccia arrossire. Era anche la prima volta che ho fatto una scena di nudo. Ah, ma era magnifico. Anche 10 anni di meno. Oggi è ancora più bella. L'ideale per interpretare il personaggio di Stefania nel mio film. Ah, io ancora non ho il ok del mio avvocato. Sono talmente sicuro di averla sul set di Sotto la Maschera che sono pronto a darle il 20% prima che lei firmi il contratto. Un momento. Avvocato, lei che dice? Puoi filmare, Adrien. È tutto perfetto. Ecco, una sigla sulle prime pagine e un autografo nell'ultima. E come dite voi artisti? Merde! In questo momento la sua signora sta siglando il contrattino. E sorride compiaciuta al Casetti, che per motivi di cronaca mondana, si intende, è un uomo molto affascinante. Capisce, quasi un sirenetto di novella 2000. Sì, ma cosa vuoi che mi importi com'è Casetti? Tu adesso in qualunque modo interrompi l'operazione. Poi senza fartene accorgere, di a mia moglie che prima che firmi il contratto io le voglio parlare. Anzi, portamela tu stesso qui al commissariato. Capito? Muscolo! Portami una sigaretta! Ma cosa fa? Imbranato! Non so, ho inciampato su qualche cosa. Ma vada via! Sono mortificato! Mortificato! Questi italiani ormai, questi ristoranti, sono una schifezza! La prego, non siate, ci penso io, mi permetta! Lo licenzi! Fai qualcosa, è inutile scusarsi, dai! Signora, suo marito la vuole vedere prima che firmi. L'aspetto fuori con mio bolide. Quattro ruote, si intende? Sì, Sarara. Basta, tu vattene. Well, questo ormai possiamo solo buttarlo. Lo faccio ribattere su carta intestata, ok? Una semplice formalità, si intende. L'assegno comunque non si è bagnato. Please. Mio vestito sì, invece. Io vorrei andare a casa a cambiarla. A lei non dispiace se rimandiamo la firma del contratto a un paio di ore? Ok. See you later. Insomma, io non riesco a capire perché devi andare in Lussemburgo, starmi lontana 7 settimane per girare un film prodotto, diretto, interpretato da un certo Giacomo... Gioacchino. Sì, vabbè, Gioacchino Cassiretti, che fino a poco tempo fa faceva il cameriere. Si dà caso che lui faceva anche l'attore. Guarda, questo uomo ha subito 1000 difficoltà, grandi problemi. E adesso Gioacchin Cassiretti non c'è più. Adesso c'è Gio Casetti. E lui vuole prendere la sua rivincita facendo un film dove lui è il produttore, regista e anche interprete. E che ne sai tu che lui non prenderà 12 nomination come Kevin Costner? Bene, brava. Vedo che ti ha proprio incantato questo tuo Gio, eh? Addirittura pensi che possa prendere l'Oscar, ma dai. Amore, mi stupisce la tua improvvisa botta di gelosia verso di me. E a me stupisce molto questo tuo improvviso amore per questo film in Lussemburgo. Si dà il caso che non tutti i giorni mi offrono la parte della protagonista con una paga così alta. Amore, ma perché ha scelto te? Proprio te, la moglie di un vicequestore. A parte la mia parentela con la polizia, sono anche una brava attrice. E se questo assegno è buono, stai sicuro che io andrò a fare il film a Lussemburgo. Thank you.
Ok, stop! Buona la prima! Chiamare la controfigura, Adriano, forza! Adriano! Sei stata bravissima. Ti va qualcosa da bere? No, grazie. Ho già mandato il mio segretario. Pronto? Preparate l'altro set, voi. Porta avanti. Mi dai una rinfrescatina? Eccomi, signora, eccomi. Amore. Te smetti. Ecco l'aranciata, signor. Ma è troppa. Secondo te come la bevo io senza un bicchiere? Con la cannuccia. Oreste, Oreste. Pure calda. Vado a prendere un po' di ghiaccio. E un bicchiere, grazie. Si vuole. Carolina, ma così mi struci il trucco. Signora, è lei che mi ha chiesto una rinfrescatina. Rinfrescatina vuol dire rinnovare il trucco. Non buttarmi l'acqua in faccia. Dio, signora, mi scusi. Niente, niente, dai, dammi lo specchio, dammi la roba, faccio io. Io è la prima volta che faccio la truccatrice, non lo so. Si vede. Sono qui con Oreste e Billy per ordine del capo. E ci ho anticipato le ferie per venire con lei. E a me mi è costretto di portarvi, altrimenti lui non mi faceva partire. Chissà perché poi. Perché? Forse per gelosia, signora. Il signor Cassetti è un uomo affascinante. Beata lei che se lo bacio 4-5 volte al giorno. Carolina, quante volte ti ho detto che il cinema è finzione? Tutto a posto, madame Beauvray? Grazie. All right. Come faccio questa gonna a entrare su questa muta? Bastiamo. Ma questa gonna è tutta grande, è scomodissima. Ancora stai così? Scusa, questa gonna non entra su mia muta. Anche se entrasse, guarda che brutta, tutta larga. Togliti quella muta, non ti serve, l'acqua non è fredda. Ah, non è fredda l'acqua? No. E allora me la tolgo, non c'è problema. Apprezzi via sullo platò. Oreste, ti trovi con il ghiaccio? No, 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 per favore. Tu non lo so, fare sono un grande artista. Ma dammi insieme, allora siete proprio... Anda! Oreste? Scusa moi, mademoiselle, voulez-vous l'autographon de l'attrice? Oreste! Sì, ecco il ghiaccio. Ah, finalmente. Juice orange. Che sarebbe tipo arancione? Dai, insomma, niente di speciale. Sono dovuto andare all'estero a pigliare. Addirittura. Non si preoccupi, quello essere dietro l'angolo. Oddio, sento proprio. Sento come delle voci. A me sto set mi stanca proprio. Un attimo, Oreste. Che senti? Come delle voci. Voci? Guarda qua, ma che voci? Voci di certo che stanno qua dentro. Questo si chiama walkie-talkie, ok? È aggeggio americano, si usa nel cinema. Per parlare a distanze lunghe. Quando una persona sta lontana o nata, spingi questo bottone qua, no? E poi... Questo non si tocca. Va al tuo posto e preparati. Avanti. E tu alzati. In questo posto mi ci siedo soltanto io, è chiaro? Va bene. Come se l'angua chiassa, sì. Cartier, sei pronto? All'azione, parti e fai tutto come prima, è chiaro? Ok, Joe. Chi è detto che l'acqua non era fredda, eh? Io! Vaffanculo! I fell in love in Luxembourg and I fell in love today. Bonsoir, c'è sul presidio, c'è vuole come il caffè, come si dice? Caffè, come dici? Ah, caffè, c'è di caffè. De caffè dalla chambre. E le più presto possibile. Merci, a tutto lei. C'è l'organizzazione. Ah, sei tu. Perché, aspettavi qualcun altro? No, è che pensavo che eri andati a cena con Cosa. E invece quando ero pronta per uscire la signora mi ha telefonato e mi ha detto che andava a cena con Cassetti. Ma come? Ma il commendatore Lattanzi ci ha mandato in Lussemburgo perché dobbiamo sorvegliare sua moglie. E tu la fai a mangiare solo con Cassetti. E che vuoi da me? La dovevo obbligare a portarmi con sé. Ma l'ultimo tentativo lo potevi fare. Apre.
sei uscito pazzo, è entrato in camera. Non sapevo che c'era Carolina. Oh, ma fai schifo pure a me. Oh, non guardare, girati, ok? Girati. Vabbè, ora mi posso voltare? No, aspetta un attimo. Sì, ma no, prendo i vestiti e andiamo. No, amore, non si sta proprio repotendo. Fai che non arrivo e richiamiamo. Bonsoir, pour plaisir, je voulais des cafés, comme lo devi dire. Tu de sui, ma che tu de sui, son de ser. Allo. Bonsoir, monsieur le commendateur. Ho telefonato a mia moglie, ma in camera sua non c'è. È lì da voi, per caso. E dove andate? A cena. No, 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 Carolina è qui con noi. È andata a cena con Cassetti, commendatore Lattanzi. È una cena di lavoro, come si dice. Ho capito. Allora dite a mia moglie, se la vedete, di chiamarmi quando rientra. Ora mangiamo, su. Non godo papà di nonna. Ma come, signor commendatore, non fa un'ora alla mia cucina? No, signora, la ringrazio del suo invito, ma non ho più fame. Io pensavo che era meglio che non stava solo a casa. Però un goccino se lo fa, mi permetta. Ecco, voglio raccontarle pure una storiellina divertentissima. Dunque, ci sono due amici. Si incontrano, allora l'uno fa l'altro. Senti, mi devi spiegare una cosa. Per quale motivo ogni volta che mia moglie torna dal parrucchiere, torna coi capelli tutti scombinati? E l'amico gli fa, evidentemente perché non va dal parrucchiere. E lui gli risponde, ma che stai dicendo? Perché va in motorino. Hai capito, no? Perché va in motorino. Voglio puttana. Appunto. Io vorrei sapere, Oreste, per quale motivo gli hai detto la verità? Potevi dirgli almeno una scusa, non lo so. Ma quanto te lo devo dire, Carolina? Non gli ho detto mica che andavano a fare l'amore. Ho detto semplicemente che la signora Drien è andata a cena fuori con quell'antipatico di Cassetti. Sì, sarà pure antipatico, però è un uomo affascinante. E proprio per questo mi stai anche più antipatico, se vuoi sapere. Anzi, te la dico tutta. Per me sto cassetto è proprio... Stronzo. Stronzo, bravo Billy. Si ha visto Shalmo? Apre. Anzi, no, vado io, Sono due ore che mi stanno pigliando col fissa, non c'è nessuno. È chiaro, non te la puoi inventare, Oreste. Se tu dici apre vuol dire dopo, deve dire entrée, che vuol dire entra, entrée. Vabbè, ma queste cose dimmele subito, Billy. Io devo andare, ragazzi, perché ho promesso a Twitch che la porto a mangiare una pizza. Poi forse una bella passeggiata romantica, un quartiere italiano. Vai. Vai. Tutto qui, come sto? Bene, benissimo, sto bene. Ok? Bene. Ciao. Apre. Entrée. Perciò, peccato che stasera mi sa che dovrò uscire con te. E beh, è che quasi quasi posso dire che ti fa schifo? Pizza e birra. Rich, après la pizza, comment se dit en français? Voulez-vous danser, you know, danser? Oui. Danse, oui, oui, danser avec moi? Mais oui, avec plaisir. Fotografo professionista, qua è l'indirizzo, mi chiamo Luigi Scanni. Se volete questa magnifica foto, potete ritirarla al mio laboratorio, da domani in su. Lei è italiano? Sì, abito qua da 20 anni già. Ma lei lavora nel cinema? Ah sì, faccio stuntman. Anzi, sei molto bravo, ti ho visto fare quel salto nel fiume. Ah sì, famoso salto nel fiume, sì. Ne intendo un po' perché sono stato operatore di macchina. Anzi, mi sarebbe piaciuto fare parte della vostra truppa. Ma, Casetti, ho preferito prendere tutti i francesi. Senti, perché non fai una cosa? Invece di lavorare sul set, magari scatti qualche foto durante la pausa, non so, durante una scena carina, no? Un moment, s'il vous plaît. Come so dire in francese? Ah, oui, oui. Where travailler? Where travailler demain? Ah, où est-ce qu'on travaille demain? Oui, oui. À la place du marché? À la place du marché. Marché. Oui? Scusa. Quel est ton regard?
sei di Lussemburgo da tanto tempo, ha detto, 20 anni, allora tu conosci tutti i locali, tutto quanto. No, però dimmi una cosa, dov'è che posso portare lei per... fare... sai quando uomo, donna... Sì. C'è l'amor libera. L'amor libera? Sì. Ah. Piano bar. Piano bar. E anche dalle stanze. Ah, le stanze anche? Sì. L'amor libera. Sì. E ma devi chiedere Madame Louise. Madame? Louise. Louise. Sì. L'amor libera, Madame Louise. Sì. Mm? Ok. Merci beaucoup. Niente. Merci. Ci vediamo. Ok? Molto simpatico. Ciao. Allora, Luigi. Voulez-vous aller danser avec moi à l'amour libre? À l'amour libre? Oui, à l'amour libre. Non? Tu sais, pour faire l'amour, c'est mon emportement qui est mieux. Si apre una nuova strada? Magari. Mi piacerebbe molto il cinema, ma ho fatto il giuramento. D'accordo, bravo. Ancora non ho visto Oreste stamattina. Che ha, uno dei suoi soliti malanni? No, sta benissimo. Non si fa vedere perché ha paura che lei sia arrabbiata per ieri sera. Forse non doveva dire a suo marito che stai a cena con Casetti. No, ha fatto benissimo. Io non c'ho niente da nascondere a Enrico. Poi la cena con Gio era solo una cena da fare, no? Io invece con Oreste sono andata a cena al lume di candela. Peccato che poi a un certo punto l'odore della cera gli ha fatto venire un attacco d'asma e gli ho dovuto fare una respirazione a bocca a bocca. Capito. Pardon, permetti Adrien. Bonjour. Monsieur Rimbaldi, presidente della Banca di Lussemburgo. È un grande onore per me conoscere di persona l'attrice più fascinante dello schermo. Lei mi fa arrossire. No, sono sincero. Io mi sono innamorato di lei fin dal primo film che ho visto. Se possibile d'assistere a qualche scena? Ah, sure, please, prego. Grazie. Si può accomodare là, da quella parte. E si metta pure se. Tanto qui ci vuole ancora tempo per iniziare le riprese. Non ho mai visto girare un film. Sono molto emozionato. E questo peggiora ancora il mio italiano. Stai tranquillo perché ho parlato con la signora Adrien, non è arrabbiata con te. Tutto a posto allora? Scani, come stai? Vieni qua. Ciao Billy, passa sotto. Ragazzi, questo è Scani, fotografo di Lussemburgo. Carolina Rapicani. Oreste Cascio. Oreste Cascio, lui fa il personal manager dell'attrice. Ah, ok. Fai il fotografo qui, tu? Sì. Lei l'avete già visto? Chi? Sono Masri. E chi è? Io lo conosco. È il banchiere più conosciuto di Lussemburgo. Ma qual è? È seduto accanto della signora Bovary. Non ci scappa un servizio da vendere in tutta l'Europa. Vai. Scusate, vai, Scandi. Prego. Ciao. Chissà come sarà contento il capo che la mogliera va a finire su un novello a dormire. Figurati. Vai. Non si scatta una foto sul mio set. Ho già un fotografo in esclusiva, se ne vada. Capito? Mi dai mani da tosto. Io faccio il mio lavoro. Beh, lo vado a fare altro. Nemmeno voluto nella sua truppa come assistente. Ha preso un giovane che non sa nemmeno caricare il chassis. Cardier, vieni sì. Lei al Kekun che dirà il giusto. Domanda perché ce l'ha con me. Che cosa le ho fatto? E sta antipatico. Mi scusi. Farò solo una foto, l'italiano. Tu non ti intromettere. Dai Bill, lascia stare, non vale la pena. È un merdone così. Ragazzi, piano. Non volo da lei. Oh. Mi scusi, monsieur, per l'increscioso incidente. Oh, problema, non si preoccupi. Ha una fotografia, potevi farla scattare. Già. Farti finire su un giornale scandalistico come l'amante del signor Bensley. Tutto pronto? Andiamo, Adrien. Tocca a noi. Ah, monsieur, si accomodi anche lei. Sì. Metta lì, accanto alla macchina da presto, va bene? A me sto cassetti non mi piace per niente quando alza la voce. A me non mi piace nemmeno quando sta acceso. Ok, noi siamo pronti. Motore. 27 prima. Est-ce que c'est la prima fois que tu travailles? J'ai fait l'école du cinéma, Nancy. Ah, Nancy. Ma tu che fai qui? Tra poco tocca a te.
oggi sono... Vatti a vestire. No, no, oggi sono fuori programma, non lavoro. Una contraffigura deve essere sempre a disposizione. E poi Joe ha pensato un'altra soluzione per chiudere la scena. Ok. Vai. Io credevo di agire per il tuo bene. Io sono... Una puttana. Ecco quello che sei. Ok, stop. Buona la prima. Preparate il controcampo, Brava, è stata fantastica. Ma mi dica, c'è qualche trucco per le lacrime? No, le lacrime sono vere. Una brava attrice sa piangere a comando. Ah, certo che è davvero incredibile. Le è piaciuto assistere alle riprese? Ah, per me resterei a guardarvi tutta la giornata. Malheureusement, ho impegni. E che ne direbbe se girassimo una sequenza nella sede centrale della sua banca? Ah, ma sarebbe magnifico! Può ritenermi a sua completa disposizione. Ah! Well. Siamo pronti, Joe. Vengo dopo. Senta, io... Le spiegherò dopo tutti i dettagli, eh? Ok. A presto, Adrien. Sapatiti. Oh, tu dimmi qualche cosa, un insulto, quello che vuoi. Mi serve per caricare, hai capito? Motore! Azione! Vaffanculo, stronzo, pezzo di merda. Una puttana. Ecco quello che sei, hai capito? Buona la prima, perché l'altro non la faccio, stop. Hai corso un grande rischio a venire qui. Ho dovuto farlo. Ormai mi hanno individuato. Devo concludere l'azione al più presto. È la prima volta che vede girare un film. Scusa, un po'. Ah, non parli italiano. Meglio così. Lo sai che sei proprio togo, beddo, moro, occhi azzurri. Mi sembra uscito da una puntata di Beautiful. Quasi quasi mi sento male per finta, così mi fa una visitina. Sai come mi scialo. Se è lei Carolina, la stanno cercando. Ah, lei capisce l'italiano, parla italiano. Sono nata vicino Brescia. Io scherzavo prima, sai. Beh, meno male, perché con lui c'è poco da fare, né? È fidanzato con un sergente dei pompieri. No, ricchione sei. Che delusione. No. Forza, Carolina. Fa ritoccare la povera il primo piano, dai. Ciao, ricchione. Orettuccio mio. Più ti guardi, più mi piaci. Masculo latino. La Cospanse, la mia fidanzée pour moi de dire. Elle est très jolie. Oui, ma très farfallon. Je le sbolazza d'un masculin à l'autre. Et comment vedere un bel masculin, je tombe pas d'osso, mais me vient l'attaque de gastrite. Et me dovrò prendre le pilolon pour la gastrite. Vous prenez beaucoup trop de médicaments, c'est mauvais pour votre estomac. Vous devriez avoir recours au suppositoire. Suppositoire? Oui. Tu penses que je dois prendre le suppositoire? Mais si je prends le suppositoire, je dois caminer avec le cinturon ou le suppositoire comme le casse-tête, compris? Oui. Et Louis, ça va? Oui. I give you a baiser, ok? Deux baisers. Presto! Il sole sta calando. Siamo quasi finita. Sì. Senti, volevo farti una domanda. Sì. Si può vedere il girato che abbiamo fatto fino ad oggi? Ah, impossibile, darling. Okay. Sviluppiamo a Parigi. Lo vedremo tutto lì. Appena finite le riprese, qui, a Lussemburgo. Possiamo andare? Sì, sì, pronte. Grazie, caramente. Carolina, io sono... Guarda, io ho fatto tanti film con tanti registi, i registi hanno sempre controllato tutte le scene girate, tutti i giorni per vedere se è tutto ok. Ma che c'entra, Billy? Il signor Casetti si vede che è sicuro di quello che fa. E può essere, ma io sono poco convinto. Vieni con me. Va? Va? Senti, la garçon vuole le plique. Vite, è importante, vite. Ecco, va. Che fai, rubi la pellicola? Devo fare un controllo. Il portone sta qua, eh?
È qua? Sì, sì. Ma è chiuso, Bill. Oggi è sabato. E beh? È tutto chiuso. Come, sono chiusi il sabato? E certo. Dici che sono chiusi? Io ci ho telefonato qua, ci sto. Ma chi abita proprio qui? C'è scritto Scani, ho spinto. Meno male, va. Però non risponde nessuno. Come, non c'è proprio? Manca a casa. Dove la portiamo adesso sta pellicola a sviluppare? La portiamo in un altro laboratorio. Lo conosci tu, dov'è? Da quando mai sono stati in Lussemburgo? Ma allora perché parli senza l'ordine del cervello? Ma come parlo senza l'ordine del cervello? Se tu mi chiedi, poi che facciamo? Che ti dico portiamo in un altro laboratorio? Ma che ne sai tu se ci sta o non ci sta il laboratorio? Inventati un'altra cosa. Ma no? Sabato sono Scani! Mamma mia, andiamo, cammina. Aspetta, Phil, che stai aiutando. Scani! Scani! Buonasera, cerchiate il metodo giusto. Con? Mezzo busto. No, grazie. Scani, Scani. Stiamo cercando Luigi Scani, il fotografo. Sì, appunto, mezzo busto. Noi lo chiamiamo così. Però mezzo busto, il sabato torna tardi. Venite a fare una buona pizza da me. Ah, una bella pizzetta. No, grazie, Oreste. Quale pizzetta? Che qui ce ne abbiamo già una da sistemare. Che volevo. Vabbè, sentite, questo mezzo busto dove si può trovare? A quest'ora. O è un briaco o sta con una puttana. Simpatico. Beh, si sta con la puttana, so dove si trova. E allora, munendi, stiamo a perdere tempo, cammini. Billy! Billy! Sentono poco. Ma dove andiamo? È un posto un po' equivoco? Beh, insomma, sì. E che dici, che può venire Carolina? Certo può venire, basta che non la scambino per la puttana. Non ti permettere! Sta scherzando, sai che sto scherzando. Vous êtes italien? Oui. Si. Ah, j'ai beaucoup de clients italiens. Mi presento, je suis Madame Louise, la patronne. Carolina. Enchanté. Oreste. Enchanté. Billy. Enchanté. Enchanté. Allora, siete qui per fare cosa? Une partouze avec cette giovanotte? Non, non. Io posso fare la quarta. Mi sono ritirata dal mestiere. Mais mi difendo ancora très bien. Signor, noi stiamo cercando una persona. Ah, di che tipo avete voglia? Un gay? Una lesbica? Un masochista? No, 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 ma, madame, madame Louise, je cherche un fotografo. Ah, j'ai compris. Voi volete fotografare il momento sublime di un finale bluissant a tre? No, noi stiamo cercando un vostro cliente, Scani. Ah, amico! Mezzo busto. Ha due ore che sta sopra con una brasiliana, ma è completamente andato. O è morto, o sta dormendo. Lo troverete au premier étage, prima stanza a destra. Grazie, grazie. Je vous en prie. Speriamo che non è morto. Oh, vous êtes très mignon. Stile intellettuale. Vous êtes très gentil. Mi piacete molto. Potremmo arrangiarsi un pochino tra noi. C'è tornerò per la mucchietta. C'è in Lussemburgo, non è su a mucchiere solo da solo. Oh, très bien. Allora io vi attendo. Eccolo. Scanni, Yemo. Ci sono delle chiavi qua, saranno di casa e del laboratorio. Andiamo via da questo laboratorio, ci vuole una doccia e un litro di caffè. Franz Kafka, Le Metamorfosi. Il suo motore dell'erotismo un certo volte mi sfuggono. Buongiorno. Scani, no, wake up! Wake up! Capo, non faccio morire! Dai, muovaci! Vai, muovaci! Vai! Vai! Come on! Vai! 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 Vai!
Chiaro che non ce la fa, subirli. Ma io per quel merdoso di Casetti non ci lavoro. Abbinacca, regge un forte, eh? Non è per Casetti, Scanni, è per noi. Oh, Scanni. Sento, e mettiamo qua. Piano, piano, questo. Ok. Dai, per noi, Dagli un po' di caffè. E vado a fare Carolina. Eccolo, sì. È caldo. Ho preparato una caraffa, che è caldo. Ok, caldo, stai attento, è caldo. Prendi piano. Piano, piano, piano. Vedi qua. Ok. Senti, Scanni, è importantissimo. Questa è la pellicola, ce la devi sviluppare subito, è importante, va bene? Ah, pellicola. Sì, pellicola, ce la sviluppi? All'altra parte. L'altra parte, ce la sviluppi, sì. Vero? Pronti? Sì, sì. Positivo, ci ha impressionato. Billy, ma sei sicuro di aver preso la pellicola giusta? Certo che sono sicuro, l'ho visto fuori dal giassetto, messo dentro la scatola e poi nel sacco nero. Scusate, lì dall'altra parte c'è una moviola, vi faccio vedere. Seguitemi. No. Eccolo qua il capolavoro che sta girando. Spezzone di vecchio film. Guarda, è pazzesca, cioè io lo sospettavo da quando facevo soltanto un chuck per tutte le scene. Cioè ogni scena faceva un chuck. Per lui era sempre buona la prima, you know? Ma spendono un sacco di soldi, mezzi tecnici, elettricisti, perché? Me lo domandi a me? Ti paga? Allora fregatemene. E tu la fai pace. Comunque io penso che lui non vuole lasciare prove filmate. Beh, fino adesso ho girato solo scene tra lui e la signora Drien, scene d'amore, baci appassionati. Perché se la vuole fare? Ore! Eppure stasera l'ha invitata a cena, so cosa vuoi. Mi costa la cara questa scopata. Scanni, tale di si capire. Non dovrebbe essere un film di spionaggio. Insomma, tutte le scene che abbiamo girato fino adesso sono su questo argomento. Con il nuovo finale la vicenda non cambia molto. E poi tu sai che qualche cosa si può cambiare in doppiaggio. Credimi, ci ho pensato molto. Lo spionaggio non è più attuale. Dimmi una cosa. Quando tu mi hai ingaggiata, è perché ti piaceva come attrice? O perché con la moglie di un poliziotto ti è stato molto più facile girare in una banca? Quando ti ho fatto il contratto, non avevo ancora pensato al nuovo finale. Perciò la risposta la sai. Tu sei sempre piaciuta molto, come attrice e come donna. Che ne diresti di concludere la serata in un piano bar, eh? Ti ringrazio, Joe, ma sono molto stanca. Vorrei andare a dormire. C'è qualcosa che non va? Hai cambiato umore. Non ti piace il nuovo finale, vero? Per dirti la verità, mi piaceva molto più quello di prima. Ma perché finivamo a letto, eh? L'edizione, s'il vous plaît. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Anselmo, tanti auguri a te. Viva! 100 di questi giorni! Bravo! Se no mi ha fatto piangere. Ma non le sembrano poche 30 candeline? Ma che pensate, che mi nascondo gli anni? No, c'è un proverbio che dice la vita incomincia a 30 anni. Quindi di conseguenza io oggi ho compiuto 30 anni. Datemi la mano. Lei è un gran furbacchione. Dil, amore, che ci dici a nonna Anselmo, amore, che ci dici? Tante cacca. Dil. No, il bambino ha fatto il più bel complimento che si può fare a un attore. Grazie, figlio. Quanto dei miei biglietti, roba di prima. Ragazzi, devi chiedere in pasta ma attaccare dalla bottiglia. Ma perché il dottore non ride? Chi è incazzato? Per via della moglie, sta in Lussemburgo e lui non riesce mai a trovarla al telefono, capito? Facciamo qualche cosa per tenerlo su. Se ci riesce. Mi scusi se oso, dottore. Prego. Lei mi deve dare una mano a tagliare la torta. Ma volentieri, grazie. Grazie.
Lo sai che io da giovane facevo il pasticcere ed ero pure bravo? Ah, complimenti. Mi hanno licenziato. E come mai l'hanno licenziato? Perdevo troppo tempo a scrivere auguri sulla torta. Come, non capisco, troppo tempo per scrivere auguri? Auguri li scrivevo subito, perdevo tempo a lavare la torta dalla macchina da scrivere. Ma che simpatico. Ce n'è voluto per farla ridere, eh? È molto simpatico. Tutta la miseria. Taglio? Sì, taglio. Sì, pronto? Ah, dottor Lattanzi, è per lei, sua moglie da Lussemburgo. Mi scusi. Guarda se cazzo un'altra volta. Pronto? Pronto, Adrien? Sei tu? Prima di tutto mi devi scusare, Enrico. Sai che avevi ragione di dubitare di Cassetti? Non posso più parlare adesso, ti richiamo dalla stanza. Ciao. Hello, ragazzi. Meno male che vi trovo tutti ancora svegli. Devo darvi una brutta notizia. È successo qualcosa? No, 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 niente di grave. Soltanto la seccatura di dover lavorare domani. Domani è domenica. Non se ne può fare a meno. Sia per girare in banca, e sia per bloccare il traffico. Ah, effettivamente la domenica problemi di traffico non c'è nessuno. Certo. Oh, naturalmente la vostra paga sarà raddoppiata. Siete contenti? Che ne dite, eh? Andiamo a bere qualche cosa a bar, è ancora aperto, andiamo, forza, allora. Gio, guarda, ti ringrazio, ma io vado su, saranno loro a tenerti compagnia. Va bene. Mi raccomando, domani sarà una giornata molto difficile. Lo so. Dormi bene, eh? D'accordo. Buonanotte. 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 Billy, tu domani dovresti venire sul set già vestito come Adriano. Pronto, mi raccomando. Ok, ma non è che c'è un programma in altro scaffone come l'altra volta, perché... Peggio. Domani io ti sparo. Sì, sì, va bene, Adrien. È tutto chiaro. Mi raccomando, voi continuate a recitare la vostra parte e non fateli capire che sospettate qualcosa. Ci penso io a fare un bel finale del film. Buonanotte, cara. Sì? Sono Lattanzi. Mettetemi in contatto urgentemente con l'ispettore Marvis dell'Interpol, a Lussemburgo. Per avere una continuità reale in tutta la sequenza, girerò contemporaneamente interno ed esterno. Non credo di aver capito bene. Un momento, please. Quando tutto sarà pronto, comincerà l'azione all'interno della banca, con la rapina eseguita da me e da Adrien, con l'aiuto di due complici. Ok? Quindi entrerà in funzione la seconda macchina per riprendere i rapinatori che escono dalla banca col bottino su quell'auto. Pronta a fuggire. Oh, sei geniale. Thank you. Oh, naturalmente poi ripeterò la sequenza per fare dei primi piani e alcuni dettagli. Sei formidabile. Ah, i miei impiegati sono molto eccitati di poter partecipare a un film così importante. A proposito, ho dimenticato di avvertirli che verranno sparati dei colpi. Naturalmente sono a salvo. Ah, oui. Questo per avere le loro reazioni più realistiche. Sembra che non svengano per la paura, eh? Allora... Un momento di attenzione, per favore. Prego tutti i visitatori di stare al loro posto e non muoversi e di non spaventarsi. Verranno sparati dei colpi, naturalmente sono a salve. Merci. Monsieur Busby, lei resti pure qui a godere la parte più spettacolare della sequenza. Oh. Signora, possiamo fare un po'... Maria Oreste, stai fermo, mi innervosisce, non riesco a fare bene quello che devo fare. Allora, per quello che serve, tanto, stiamo facendo tutto per finta. Oreste, ti prego, non parlare così, tu lo sai che cosa sono istruzioni. Dobbiamo far finta che tutto è normale. Così dice il capo, però permettete, signore, lui se ne sta a Roma cauto, cauto, e noi qui sul campo di battaglia è per lo più disarmato. Stai tranquillo, Oreste, è tutto sotto controllo, ok? Tranquillo, per stare tranquillo mi dovrei fare una trasfusione di Valium. Ma la piglio tutto. Oh!
Grazie dei bellissimi fiori. È un augurio per la sequenza più importante di Sotto la Maschera. Grazie. Bene, tra poco iniziamo, Io sono pronta. Billy, tu ti devi tenere pronto in esterno per unirti al rapinatore in fuga come controfigura di Adriana, ok? No, posso farlo io stesso, no? Meglio di no, bisogna salire sull'automobile in movimento. Non voglio correre rischi. E che fai? Balli? Un balletto propiziatorio. Pistola? Metti la mia borsetta. E scarica. Va bene. Scusate, ve lo dico, ma io proprio non ne posso fare a meno. Suo cassetto, dal primo giorno proprio che l'ho conosciuto, ma è sempre stato sui coglioni. Per cortesia, lei dovrebbe staccare gli allarmi, perché nel film si vedrà che i rapinatori hanno provveduto il giorno prima a disattivarli. Déjà fait. Io farò finta di premere il pulsante. Esatto. Well. Attention, s'il vous plaît. Tutti quelli che non sono necessari all'azione escano fuori e si mettano oltre le transenne. Chiaro? Merci. Adrien. Adrien! A voi! Tu sai quello che devi fare, eh? Adrien, sei pronto? Sì, Joe, sono pronto, con il motore acceso. Però, eh? Chi? Non ho mai avuto una relazione con un poliziotto. Ma perché io che sono brevo? Sì, che c'entra, lui mi rapirebbe su un cavallo bianco. Caroli, ma ti sembra il momento di pensare a queste cose? O per mia mai momento è. Siamo pronti? Dottore, 32 e prima. Azione! Questo non rapina! Basta con le mani sulla testa! E faccia un muro! E avverto che i mitra non sono caricati a salve! Scusa, scena, ne posso fare bene. Vuol farmi la cortesia di aprire la camera blindata? Ho urgente bisogno di contatto. Dites-moi, monsieur, lei come fa a sapere quando deve iniziare a girare? Con questa. Vuol dire che al momento riceverà il segnale via radio? Esattamente, signore. Merci. Previsto tutto io. Guarda qua, un giubbotto antiproiettile. C'è anche la prova che Cassetti veramente ha fatto attentato omicidio. Billy, ma allora sei proprio cazzono! Ma perché non mi avverti che ti sei messo il giubbotto antiproiettile? Ah? Non mi fa pigliare infarto!
Ragazzi, voi state mi bene? Cosa sta succedendo? Dici che questa era una rapina vera. No. I vostri soldi stanno viaggiando verso il confine. Prenderemo la strada per la fonderia Arbeda Desch. Aspettateci sul posto confine incustodito sul sentiere di Rem. Ok? Ok, Joe. Pochi minuti saremo in Francia. Ci aspettano due altre macchine. Ci divideremo il bottino. Ma mi raccomando, non cambiate il denaro perché tutto si sia calmato. Ho l'impressione che non cambieremo mai quel denaro. Guardate là. Sono l'ispettore Marvis, dell'Interpol. Buttate a terra le armi e uscite tutti con le mani alzate. Attenzione, s'il vous plaît. C'è un equivoco. Signori, vi state sbagliando sicuramente. Forse è uno scambio di persona, non siamo quelli che voi cercate. Vi posso spiegare, io sono un noto regista e produttore. Non potete... Ma che fate con quelle armi? Non capisco. Hanno capito tutti gli agenti della polizia italiana che il commissario Lattanzi vi aveva messo alle costole. E grazie a loro abbiamo potuto intuire le vostre intenzioni. Avevi organizzato bene il colpo. Ma hai usato troppo il radiotelefono, che non si lascia in giro, caro il mio Cassiretti. Per un poliziotto non è difficile intercettare la lunghezza d'onda. Beh, all right, ma io sto girando un film. E sua moglie è la protagonista assoluta. È vero. E io non vedo l'ora di visionare il materiale girato. Voglio dedicare questo brindisi al coraggio dei... tre agenti della polizia italiana che, grazie alla loro abilità, hanno evitato una clamorosa rapina alla mia banca. Grazie. Grazie. Ve la prendete tutti voi la gloria. In fondo ho lavorato anch'io insieme a voi. Capo, mezzo busto tiene ragione. Bisogna fargli un encomio perché è stato il primo in assoluto che ha chiamato pezzo di merda Cassetti. Beh, non mi resta che congratularmi con lui. Bravo. Beh, a questo punto, capo, Oreste potrebbe cantarci una delle sue canzoni. Dai. No, dai, non è il caso. Canzone. Una dedicata a me. Oreste. Oreste, fare questo piacere. Canzone, 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 canzone. Posso, capo? Ma certo. Bravo. Bravo, bravo. A mille, ma c'è se quel che seme da tormiente. Se toi, ma petite Carole, je t'aime, je ne sais pas si tu m'aimes. Vengo pure a parler avec Thomas. Ma petite Carole. Sai che non ti facevo così geloso di me?
Vuol dire che non sai ancora quanto sono innamorato di te? Più di quando ci siamo conosciuti. Poi non mi accusare di essere teatralmente banale. E basta, sì. Basta, vecchia gelosia. Tu m'accazzè le balme, fai passè la fantasia. E portami a destra, e portami a gauche, senti un'angoscia. Pourquoi? Ma petite Caroline, je t'aime. Je ne sais pas si tu m'aimes. Vengo pure a parler avec Thomas. Ma petite Caroline. Mon amour Caroline, ma jolie Caroline. Mon amour Caroline. Se è venuto col cavallo bianco sono fregato. Amico con una moto truccata in 5 minuti 100 chilometri di strada sbagliata, sarà vero